Erano gli addetti ai lavori, aperte le gabbie, partiti il premio Conegliano con il numero 5 di Tempesta Esplosiva che prende il comando delle operazioni. Alla corda c'è il numero 2 di Bachelor, poi il numero 4 di Silver Wash. Tempesta Esplosiva l'ha presa decisamente di petto questa corsa e ha già almeno 5-6 lunghezze di vantaggio sul resto della compagnia. Tempesta Esplosiva al comando, che poi non ha neanche chiuso da favorito, perché favorito era Sirod 251, Tempesta Esplosiva 275, ma ha almeno 50 e più metri di vantaggio sul gruppo che insegue. Tempesta Esplosiva sta facendo nettamente corsa a sé. Vedremo se Davide Scheingatter ha fatto bene i propri calcoli. Cavalli che adesso sono sulla retta opposta a quella di arrivo, con Tempesta Esplosiva sempre saldo leader di questa corsa. A mezzo giro la conclusione, si va ad imboccare l'ultima piegata. Forse meno vantaggio adesso per Tempesta Esplosiva, con Sirod che si è riavvicinato. Siamo in piegata con Tempesta Esplosiva ancora leader. Sirod che si riavvicina. Non ha più lo smalto di prima Tempesta Esplosiva. Ci sono Sirod e Silver Wash nella sua scia. Tempesta Esplosiva sembra abbia già dato l'allievo di Davide Scheingatter. E così Sirod all'esterno, Silver Wash all'interno e Tempesta Esplosiva è praticamente battuta. Se ne sta andando Silver Wash all'interno con Sirod al suo esterno. Retta conclusiva, è un bel match a due con all'interno il numero 2 di Bachelor che li prende tutti di infilata. Bachelor si avvantaggia, al suo esterno c'è Bachelor che viene a vincere, diciamo al suo esterno c'è Aloe, vince Bachelor sul numero 6 di Aloe. Al terzo posto il numero 4 di Silver Wash. È un arrivo un po' a sorpresa perché al secondo posto arriva Aloe che è l'ultimo cavallo del campo, 65 addirittura contro 1 la quota al totalizzatore nazionale. E questo farà sicuramente lievitare le quote. Intanto rivediamo l'arrivo con Bachelor che ha preso tutti di infilata all'interno in retta d'arrivo e viene a vincere con la mazzone Elisa Fogar. Al secondo posto un'altra mazzone, Alice De Bortoli, quindi accoppiata tutta al femminile col numero 6 Aloe. E poi al terzo posto ancora il numero 4 di Silver Wash.